È partito per l'Africa il terzo reggimento bersaglieri della Brigata Sassari. Sarà impegnato a Gibuti in una missione interforze antipirateria. Sentiamo Teresa Pirelli. Il terzo reggimento bersaglieri della Brigata Sassari è pronto per una nuova missione, destinazione Gibuti. Dopo 20 anni il terzo reggimento bersaglieri con la sua unità ritorna nel Corno d'Africa. In quella missione prese una medaglia di bronzo al valor civile, quindi per noi è un momento di orgoglio per la nostra bandiera di guerra. Opereranno nella nuova base italiana di supporto logistico interforze alla missione antipirateria. Avrà quindi compiti di sicurezza, di vigilanza, di difesa della base, degli ingressi e poi concorrerà su disposizione del comandante della base in tutte quelle attività che possono andare dall'antincendio all'atterraggio e decollo di elicotteri, come anche ad altre attività operative che all'occorrenza potranno essere richieste all'unità. Questa sera la partenza del plotone di 30 militari dal porto di Cagliari, tra gli abbracci e la commozione dei familiari. L'ultima missione era troppo piccola, questa invece riesce a capire un pochino meglio la situazione, è un po' così. Prima missione? No, no, è la seconda. È preoccupata, signora? No. Non molto, ce n'è anche un'altra all'esercito, quindi non molto. Prima dell'imbarco, il comandante del terzo reggimento bersaglieri ha voluto fare ai suoi uomini un regalo speciale, un'immagine sacra, quella della loro patrona, la Madonna del Cammino, con la preghiera del bersagliere.